se andate sul nostro sito www.aibxc.it trovate tutti i nostri filmati, video didattici e tutto quant'altro. E allora dovrei parlare di tante cose, però non ho messo come battono, come si insegna a battere ai ragazzi ciechi. Tenete presente due cose quando si approccia questo argomento, è che quasi nessuno di loro sa cos'è bene quando arrivano, perché arrivano di tutte le età, uomini e donne, perché noi giochiamo tutti assieme, quindi quando arrivano quasi nessuno sente parlare del baseball, tanto meno sa cosa fanno. Quindi il primo approccio che si ha con un giocatore cieco è quello di spiegargli quello che deve fare, e però come primo approccio proprio di dare un contatto fisico materialmente nei movimenti, cioè gli si mette di dietro, si muovono le gambe, i piedi, devi stare così, devi stare colà, gli spiega il movimento tenendo la pallina, dandolo proprio da dietro, toccando il pallone delle braccia, fargli fare il movimento. E poi cercando di spiegarlo più volte, gli approcci che si hanno sono molto diversi rispetto all'allenatore e all'allenatore, perché è tutta una cosa in divenire, perché noi abbiamo imparato qualche anno fa, però con l'aiuto dei ragazzi e delle ragazze modifichiamo continuamente il nostro approccio. Quindi non è detto che l'allenatore, come neanche nel vento, ci sono tante scuole di pensiero. E quello che io ho fatto sempre con i ragazzi, dopo aver spiegato come si fa, è di lasciarli fare da soli, perché molti hanno delle abilità naturali, come anche nel vento normale. Voi vedete che c'è della gente, non importa come parti, ma importa come sei messo quando tocchi la palla. Perché c'è della gente che ha degli inizi stranissimi, però quando è là che batte la palla è perfetto. E così anche in loro, quindi io lascio sempre all'inizio un po' di libertà per vedere se prendono la palla o no. La palla come se la portano. Perché non essendoci la possibilità di lanciare, che ovviamente non si riesce perché non lo sentirebbero, non lo vedrebbero, quindi la palla gli si affida in mano e si posiziona nel posto battuta come un normale battitore. Le tecniche e le meccaniche di bilanciamento del corpo rispetto al peso del sono le stesse, cioè bilanciamento giusto, peso degli avampiedi, situazione di rilassatezza. Ecco, a loro devo avvolgere la palla, dove si danno la palla, e devono cercare di tenerla in una posizione in modo che quando la colpiscono devono solo aprire le dita e lasciare cadere la palla. Quindi come prima cosa gli si spiega di cercare il contatto con la palla. Questo è il movimento che fanno. Questo è il movimento per avere una sensazione di avere la palla. Poi loro hanno questa sensibilità acquisita nel tempo per forza, quindi hanno, dopo un po' entrano in questo meccanismo. Io suggerisco sempre a loro, dopo un po' che sono dentro la cosa, che mi suggerì a me quando io giocavo, l'allenatore George Burman, del Berkeley University, che venne da noi a fare una specie di giro, e che ci disse: tu devi visualizzare dentro la tua testa il movimento, il contatto, proprio creando la memoria nella testa di questo movimento. È lo stesso approccio che suggerisco a loro. Però a questo punto, quando gli ho dato le prime rudimenti, li lascio fare da soli per 8-10 battute, le prendono, e io mi faccio un'idea di qual è il loro movimento, dopo un po' che li vedo girare, quindi cerco di correggere le cose che vanno corrette. Dovete tenere presente che loro devono sempre battere la palla per terra, io ho fatto mettere il campo, vedete la parte verde è il campo buono per loro. Quindi se sono destri va bene, ma se sono mancini devo sempre battere alla parte opposta per entrare nel campo buono. Il campo buono è quello che è. Quindi loro battono una casa base, quindi devo battere per terra in quel campo lì. Questa è già una difficoltà, perché non possono battere dove vogliono. E devono sempre battere per terra, perché se battono al volo sono eliminati. Quindi già entrano nel meccanismo con delle cose abbastanza difficili. E poi dopo, quando hanno fatto qualche giro, tu devi con l'allenatore individuare la tecnica giusta per loro. Noi all'inizio, quando abbiamo cominciato, battevamo proprio come uno che battesse il fungo, battevamo qua all'altezza di spalle, eccetera. Poi ci siamo accorti che avevano molta difficoltà e battevano quasi sempre la palla lunga. Quindi ci siamo, che poi avevano più difficoltà e abbiamo abbassato il nostro baricentro di colpita.
noi suggeriamo come uno che batte la palla bassa. Quindi noi facciamo fare un movimento a pendolo, così. Questo è il movimento che suggeriamo. Ovviamente tengono una massa un po' più alta, operiamo delle masse nella media, nelle masse dal 28 al 29 come lunghezza, masse per bambini, masse per... Invece quelli che sono fuori campisti adottano il 32 anni. Noi abbiamo due o tre che fanno i fuori campi e comparando, quindi quelli adottano le masse per bambini. Sempre battute per terra. Perché se partono al volo, la palla deve battere prima nella zona rossa per arrivare nella zona verde. Dunque, dalla casa base all'esterno sinistro all'esterno sono 64 metri. Siamo partiti da 56, adesso siamo a 64. Perché della gente che fa 15 fuoricampi. Perché gente che batte molto forte riescono a fare tutto il resto. Però il vincolo che batte per terra è molto difficile. Quindi si devono allenare. Ecco, diciamo che l'approccio più facile per tutti, poi piano piano nel tempo la gente trova un suo metodo, magari variano un po' dai metodi classici, però trovano un buon equilibrio e alla fine battono. Voi vedrete che se vedete l'ultima diapositiva, vedrete la foto del nostro battitore Mancino, che è un ragazzo che viene cosato. Ecco, voi vedete, non è un approccio, se è un po' sfocato, vedete che approccio va, è un approccio da peso, però. Ce ne sono tanti che battono con i fianchi. All'inizio vedete che quasi tutti non riescono a sviluppare il lavoro dei fianchi. E poi alla fine i più bravi proprio battono la palla davanti come si deve battere la palla. Solo che lo fanno con una mano. Perché con due, perché devono parlare la palla, puoi andare a prendere la palla è difficile. Quindi il meccanismo di questo è posizionare una palla nella zona dove andranno battute, cioè leggermente davanti a casa base. Poi fanno questo movimento, nel momento che stanno arrivando qui le dita si aprono, la palla cade e loro riescono. E chiunque è stato qui, Roberto Giudici che fa l'allenatore di una squadra, si accorge che cazzo manca delle belle vignette. E per loro è nel corso del tempo che ci siamo trovati ad avere proprio dei talenti che si sono sviluppati nel tempo. E battono forte, battono bene e poi vogliono giocare meglio, quindi si allenano. Negli allenamenti facciamo dei grossi lavori di quantità, cioè li battiamo con dei secchi di pallino normali, vecchio, del baseball, e fanno lì e fanno un concetto per tutto l'allenamento. E poi fanno il lavoro di qualità in campo per giocare con dei ferri. Allenare un giocatore cieco di baseball è un'esperienza per gli allenatori che nessuno crede che sia così. Quando vai dentro, a parte che è una materia completamente nuova, non c'è letteratura, non c'è esperienza se non la nostra, qua in Italia fatta da noi. E quindi noi siamo arrivati ad allenare, a fare queste cose con il loro aiuto, perché loro ci danno dei consigli di come fare, come recepiscono le cose. E quindi questo è, io consiglio, noi siamo a Roma, Bologna, Milano, Firenze e Cagliari. E Varese, sì. E stiamo cercando allenatori, perché il gruppo storico degli allenatori è il gruppo storico della nazionale degli anni 70. A Milano abbiamo Berenino, Vale, Rossi, forse voi siete dopo giorni per ricordarvi, Giuleo. A Roma ci abbiamo dei 10 giocatori di allora, a Firenze c'è Valerio Ranieri, anche Firenze ci abbiamo. A Bologna ci siamo noi quelli rimasti. Siamo tu già un'età troppo avanzata per poter essere, quindi noi, qualsiasi persona che voglia, non è un impegno gravoso, però è un impegno molto interessante. Quindi sono benvenuti tutti quelli che vogliono provare questa esperienza. Come dico sempre io, non so se danno più loro a noi o noi a loro. Grazie. Volevo chiedere una cosa. Se posso. Una curiosità, sì. Forse sarà sciocca la domanda. Qual è stata la scelta per cui è stato designato solo una parte del campo, cioè la zona verde? Perché proprio lì devono battere. La cosa più importante di tutto il nostro sport è la sicurezza. Allora non ci possono essere incroci fra gente che corre, palle che arrivano
e i giocatori che difendono. Quindi la parte della seconda base purtroppo c'è un grosso problema. Infatti adesso io non ho potuto spiegare, ma noi la nostra prima e la seconda base. Non so se avete visto nel filmato, che tutti girano la prima, esatto, che è sonora, e poi arriva in seconda. E questo è il discorso fondamentale del filmato. Quindi tutto quello che è stato definito nel tempo sono 5 giocatori contro 5. E a livello mondiale dove? A livello mondiale noi siamo andati nel 2000 a Cuba e sappiamo che a Cuba giocano probabilmente una decina di squadre. Siamo andati noi, abbiamo lasciato in materiale, abbiamo spiegato come era, pensato, non siamo andati nel campo. Ma lì era facile, perché sanno cosa pensano. Invece noi non lo sappiamo. E poi siamo andati in Ungheria, ma non... Adesso abbiamo una squadra in Francia che sta facendo la seconda, abbiamo una squadra in Germania dove Fabio Giuleo è stato uno dei pionieri, se vedete lì, sono andati in Francia, in Germania. In Francia si sta muovendo bene, non riusciamo ad avere tutelati in Europa, perché ci rifiutano, sia l'associazione dei cinque che l'associazione delle federazioni. L'associazione dei cinque non è da loro, non è venuto da loro, quindi ci rifiutano. Siamo stati in America, è stato Alberto Mazzanti con Valerio Ranieri, sono stati a Davidson, Iowa, dove cercavano il campionato mondiale di football, che è uno sport che assomiglia al baseball per modo di dire, fatto con una palla grande sonora, praticamente in cielo. I giocatori sono schierati tutti in campo, l'allenatore lancia la palla al proprio battitore, una palla grande, più grande del softball, con un sonoro, praticamente l'allenatore che tira la mano. Quando la palla va in campo, c'hanno dei settori con dei cechi, c'è un vedente ogni due cechi, che gli dice un po' più a destra, un po' più a sinistra, poi hanno due totem di gomma, uno dalla prima e uno dalla terza, per cui suona un beep che può essere uno o l'altro. Primo che arriva a toccare il totem, che il difensore non abbia preso la palla, è salvo, eliminato e ha fatto un punto. Questo è il primo. Infatti l'hanno già bruciato a livello paralimpico, perché dice il proprio dedicato, da noi nessuno di aiuto. Loro ci hanno fatto togliere tutto quello che non è nel corso del tempo. Quindi è rimasta la palla che suona, le palette per la corsa sulle basi e il vedente che quando il difensore ha preso la palla dice 2-2-2, finito. E dobbiamo farsi niente.